Ah, no, sì, stiamo sbirciando un po' il Summer Jam. Oh, sì. Ed è questo tizio è canadese. Allora, pronti? Partenza. Via. Si acciattano scommesse. Loser sì. Semifinal. Sì, direi Bode che se ne esce con Kazoo. Esatto. Abbiamo un personaggio che non si è mai visto praticamente in questo torneo, Kazumi. Minchia. Praticamente tutti lo usano ormai. Praticamente è il personaggio pure, jolly. Pure armato Kama. Neanche un drago lo fa, neanche un drago. Vero, sanno, vero. Già, sanno già che in Season 2 verrà, verrà penalizzato. Verrà nerfato in qualche maniera. Ma in realtà so, ci avrà Jutu che in counter lancia. Che? Io so che di giù due di cose Dragonov in counter lancia adesso. C'ha il colpo garantito? È come DB3, come QCB3 di cose. Pensiamo al match. Ok, poi dopo. Non voglio non la voglio sapere sta cosa. What? Ok, allora, bellissima purga. Rialzo uno, mandato a vuoto. Trottola della morte. Già stanno 1-0 per David Kazuya che porta a muro. Schiaccia a terra, giù 4 purgato, manda a vuoto, rialzo 4-4 e mezzo c'entra con via. Corea Luca è un po' preparato, mi sa. Abbastanza preparato, guarda. Flotta, flottato subito, muro a muro, lo splash, 1-2 dietro 4, giù 3, purgato perfettamente, lo tira un po' troppe volte. Oh, fa DF2, si abbassa e rialzo 2, ma viene pulito. Bravissimo, comunque bella idea. DB2 che però va a vuoto. È molto strano perché Bode sta tirando a vuoto l'impossibile. Guarda, guarda. Va a vuoto tutto. Boh, forse la non riesce a trovare le distanze. Sarà per via dell'età anche lui comincia a sentirla. Ne sa, eh. Aiaiaiaia. O forse perché non è proprio il DG che usa più spesso. Bravissimo. Bello Luca, però non ha confermato. Cioè, non ha fatto. Comincia a giocare molto di pugni per uscire al muro, skippa benissimo la presa e la tigre lo prende a tigrate e ha funzionato. Qualcuno prevede vittoria di David Jin. Ricordiamo che David Kazuya dalla sua c'ha gli strascichi che gli permettono di fare veramente l'impossibile, quindi da non trascurare questo fattore che nessuno al mondo sa fare. Ah no, anche se te rompo riesce a fare un altro giocatore di Roma che fa gli strasci. Gli strasci. Gli strasci. Ah! Can can! Si gioca la muzzata pensando di prenderlo a vuoto, ma niente da fare e muore così, dal nulla. Diciamo tutto da. Selezione livello, non personaggio, livello. Attenzione. Insiste questa Bode cosa con Kazumi. Non è che. No, non è che è messa male, è che non è il. Il personaggio di Bo, cioè no dice Leo è messa male. Ah, tu credi che Leo sia messa male? No, secondo me è troppo preparato Luca su Leo. Giocano troppo, hanno giocato sì, vabbè, però è anche preparato moltissimo su qua. Ha fatto 1 miliardo di partite contro Marius praticamente. Che era, non è la stessa, non è lo stesso la stessa Kazumi, ma sa sì, veramente tutto, si è studiato di tutto. E quindi sa effettivamente. Ah, ma è Bode, deve usare Leo. Lo so, tutti lo stanno a dire. Non però è che lo deve usare, non si riusciamo a capire perché non lo sta usando. No, perché comunque sicuramente non è, non che Kazumi soffra David Jin, assolutamente. Però bravissimo, bravissimo. Buona punizione, rottura del muro. No, cavolo. Perché non lo rompe la tigre. La tigre non rompe i muri, manda a vuoto, ma niente da fare. Presa doppio pugno schippata. Schippata. Va indietro, mamma mia, sul tempo. Ecco, morto, ecco la strascicata numero uno. No, questa non è andata, l'ha fatta avanti, avanti. Solo avanti, avanti. Non è strascicata. Prende vantaggio di nuovo, non ci sta, tira a muzzo di nuovo. Fabrizio sta prendendo dei rischi assurdi comunque. Il Lancer, DB4, bravissimo, purga malissimo, peccato, aveva chiuso. DB4 di nuovo, peccato. Aveva vinto con rialzo 4. No, ha fatto il rialzo 4-4, invece ha fatto più. Peccato, lì è il nervosismo, ecco, è questo. Fare va, questa, va vinto. Peccato. Counter DB2. Già. Fa una combo, rompe stavolta il muro. Non c'è lo screw. Giustamente. Aia, guardate il 2 che entra. 1-2. A Cheng suggerisce che giocano tutti i giorni e quindi cambia il PG per quello. Ah sì. Ah, lo prende in counter e di nuovo riesce comunque a convertire in combo. Porta a muro. Ma rimbalza troppo basso. Fa il Majinker.
1. Lo perdi. Si gioca, però era al muro, quindi riesce a perdere la combo. Boom. Si gioca 1-1-2, però dovete layarlo di più per fare la mignalata. La mignalata! Sì, doveva prendere a mignolate, niente da fare. La mignalata. Trozzola! Prende il rischio e funziona. Porta a muro. Non ha fatto un buon danno, anzi, no. Non ha fatto danno a muro. Praticamente non è riuscito a convertire poi il danno a muro. DB2, dietro 4, schiva benissimo ma non purga. Si è abbassato! Il gioco ce l'ha in mano completamente David Kazuya, ce l'ha proprio in mano, non c'è niente da fare. David Gesuya. Cioè comunque nel suo stile di gioco, in realtà l'altro sta tirando, Fabrizio sta tirando tantissimo, ma in maniera non precisa. Cioè entra in tricchia con te e si ha un effetto voluto per essere imprevedibile, quindi guarda che sta facendo sbarellare Luca. Sta facendo delle cose assurde, sta giocando di spacing, aspetta schiva, aspetta piano piano nell'attesa di trovare la cosa giusta, di tirare le mosse giuste. E mancano 7 bravo, secondi bravo. 6, 5, 4, 3, bravissimo, 2, bravissimo, 1, aspetta e no, che fa? Bravissimo, ha fatto un round spettacolare, solo di attesa, senza dire nulla, senza prendersi rischi. E perché comunque Kazumi non ha un basso effettivamente così pericoloso come c'ha ad esempio David Jin, quindi sicuramente stare fermi in difesa in certe situazioni potrebbe essere molto efficace. Di nuovo Trottola che a muro gli leva uno sfacelo, insomma, sempre mezza barra siamo arrivati. Elettrico, gioca vuoto, elettrico, s'abbassa, non c'è la purga. No, DF2 cerca il counter, uno a vuoto. Cos'è? L'armor? Sì. Però l'ha presa una. Quindi l'ha fatto l'armor e doppio pugno. Attenzione, entra? No. E vuoi splatta pure, ma chiude così. Quindi siamo 2-0 per DK? Direi proprio di sì. E c'è il cambio di personaggio. Direi che sì, in questo momento c'è proprio una dominanza totale da parte di David Kazuya, che impone un gioco. Ecco, c'è il ritorno al main. Ha imposto il gioco in maniera incredibilmente efficace. Pote, nella sua testa adesso sta contando quanti ceri ha acceso a casa sua per il ritorno di Giulia. Ma li ho messi in veranda. Non è che mi sta più a fuoco casa. Guarda, non è che Leo abbia delle controindicazioni. Il discorso è il tipo di gioco che può fare nei confronti di uno stile, di una strategia di questo tipo. Cioè, quella è la difficoltà. Vediamo un pochettino se riesce comunque a giocarsela bene contro questo personaggio, contro questo stile di gioco. Molto paziente. Lui c'ha comunque adesso la spazzata, c'ha delle cose dove può fare un po' più di danno e gioco dopo. Sicuramente. Al contrario di Kazumi che gioca molto di poking, ma alla fine parte di B4, è bravo! È questa la cosa, che comunque se vuoi assumerti dei rischi e fare più danno con uno che gioca così, devi. Rischi troppo, insomma. Bravissimo, guarda la pazienza. Boom, questa è pesante. Aia! Come vedi lui praticamente sta 3 ore a aspettare, cammina, pugnetta, dopodiché entra una volta e ti spraga. Esatto. Peccato, sembrava che la potesse parare. Si abbassa. Bravo! Bravissimo qua. Bravissimo. Bravissimo, non l'ha presa più, è meno male. Mamma mia. Piccolo Walker. Mamma mia. Questa... Ma c'è una cosa che sto PG non fa. Gliela appare 3 di fila, cioè che gli vuoi dire? La vedenza di DK è il suo match point, set point. Probabilmente c'è anche una distanza dalla quale lui sa che praticamente rischia molto solo con quello. Solo con la spazzata, se no. Poi gliela apparate tutte, eh. Ma adesso probabilmente non le tirerà più lui. Che camminata da parte di Bode. Forse non tirerà più nulla da quel punto di vista e gioca più sullo spacing. Però Fabrizio non è proprio a suo agio questa cosa. Bravissimo! Counter! Dietro 4, il muro contro la stance, la box stance. Di nuovo. Guarda come si abbassa a reazione. Oh, ma veramente ha fatto dei passi a gigante. Guardate che potrebbe. B4, cioè... Sceltone. No, bravo, sceltone. Bravo. No, quella non B4. Si scopre così tanto. Credo point, che manchi poco. Sì, set point. Guarda ecco. Pill Lancers. Niente da fare di nuovo. Parato Rage Drive. Spazzatura, non parato la spazzata. Niente, spazzata. Anche la spazzata. Ho detto c'è provo.
fatto bene. Questo è quello quando tu dici non devi mai essere troppo pulito. Sì, sì, no, devi essere. A volte, a volte. Anche i migliori. Pezzo per pezzo da devi giocare. Sì, 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 dici che ho da perdere. Lì mancavano 5 secondi, tu cacchio andava col poking. Si doveva giocare per forza il gioco. Bravissimo, porca miseria, si è abbassato sull'uno, ma ovviamente non è facile andare a colpire. Bode, se vince sto match, è qualcosa di miracoloso. Eh sì, guarda la pazienza, guarda, guarda come sta fermo. Bravo, mamma mia, Luca. Mamma mia che ha fatto. Bravissimo. Eccolo, manca uno sputo. Bravissimo. Eccolo qua. Bravissimo. Mamma mia, ragazzi, David Kazuya contro Daniel Mado, il rematch. Standing ovation per Bode, quarto.